Con un'iniziativa la Biblioteca San Giorgio, realizzata nell'ambito della rassegna Leggere, Raccontare, Incontrarsi, è stato presentato il libro scritto dall'ex sindaco di Pistoia Samuele Bertinelli, intitolato Ora e sempre Resistenza. Samuele Bertinelli ha raccolto tutta una serie di interventi prima e durante e dopo il periodo in cui era sindaco di Pistoia, e quindi sono interventi istituzionali, ma sono interventi molto partecipati in cui si manifesta la sua passione civile, e riandare alla resistenza non vuol dire solo fare storia del passato, ma far rivivere il passato per il presente, individuando valori, individuando momenti critici che mettono in evidenza l'importanza della partecipazione, l'importanza della democrazia, l'importanza della libertà. E riproporli oggi, in un momento così di evoluzione politica nel nostro paese, è importante perché risollecita a riparlare sia del passato, ma sempre nella prospettiva del presente e del futuro. Il libro, con le sue testimonianze, in particolare legate a episodi significativi avvenuti nel territorio pistoiese dal crollo dell'Italia liberale sino al 25 aprile del 1945. Forse è un libro rivolto soprattutto ai giovani, questo va sottolineato, perché la scuola, la società, i nuovi mezzi di diffusione, le nuove tecnologie non sono molto compatibili con una rievocazione e una riflessione sui fatti storici importanti che hanno portato alla storia presente della nostra Repubblica, e quindi il pericolo di perdere questa memoria viene sempre ribadito nel libro di Bertinelli come un pericolo importante non solo dal punto di vista storico, ma dal punto di vista della lotta presente per una società migliore che soprattutto riguarda le future generazioni. Avere un piano rispetto